Martin, tu sei in Italia da 25 anni, ma ti sei abituato al livello del linguaggio politico italiano o ancora oggi ti sorprendi, non so, delle uscite di Salvini, di questo tipo di aggressività? No, Salvini è una persona che si trova in tutta l'Europa. Non è molto diverso rispetto a Geert Wilders, non è molto diverso rispetto a Marine Le Pen, con loro ha fatto un'alleanza. Queste sono forme di destra che si trovano. Ma stanno tutti i giorni in televisione dalla mattina alla sera, gli anti-europei. A prescindere da Salvini, in generale, i mass media italiani danno assolutamente troppa attenzione alla politica interna soprattutto. Cioè i giornali italiani che per 10 pagine danno spazio ai litigi all'interno di partiti, ma insomma chi se ne frega, i telegiornali sia nelle RAI che di altre reti che parlano così tanto di litigi interni, di partiti, eccetera, cioè io penso veramente, sembrano a volte veramente bollettini, cioè bisogna veramente evitare di dare l'impressione che i mass media siano fatti dai partiti per i partiti politici. Cioè in genere negli altri paesi europei c'è molto meno spazio per tutte queste piccole cose dei partiti. Poi c'è una diffidenza, purtroppo, politica. Poi c'è purtroppo in Italia una diffidenza enorme. Questo è un peccato nei confronti dei partiti politici, questo è un peccato perché io non vedo un'alternativa alla democrazia parlamentare, perché in tutto il mondo, in tutte le democrazie, sono fondate sui partiti politici, che poi vengono votati dalla persona, insomma, quindi tutto sommato è un modello democratico, quindi non è una cosa positiva che c'è questa diffidenza così radicata da parte degli italiani in confronto alla politica, perché io non vedo assolutamente un'alternativa. Ecco, concludiamo e torniamo al bello dell'Italia. Per Martin, che cos'è il bello dell'Italia? Un'esperienza, un'emozione, una sensazione tua personale? Io amo tantissimo il paese e amo tantissimo il paese anche nella sua diversità, perché io penso comunque di rimanere alla fine molto olandese da diversi punti di vista. Ma il bello dell'Italia è nella ricchezza della diversità e dell'arricchimento della mia vita. Arricchimento della mia vita senza alcun problema, senza alcun dubbio l'arricchimento della mia vita. Questo lo direi. Roma poi è una città meravigliosa, amo moltissimo questa città e penso ogni giorno quanto sono fortunato di vivere qui in questa bella città. Grazie.